quanto mi sei mancata, vita. Pensavo di non incontrarti più, invece ti trovo più bella e affascinante di prima. Scusi, posso sedermi accanto a lei? Vedo che non c'ho peggior sordo di chi non vuol sentire. Ma sono contento che mi ha lasciato un piccolo posto vicino alla sua anima. Chi sono io? Beh, un umile spettatore, come voi. Un po' invisibile, ma sono pronto con loro a raccontarvi uno splendido sogno. Questa è una fantastica storia, fatta di donne, madri, lotta e vita. Da 2 anni, con la forza della loro anima, hanno imparato a muovere nuovi passi nel teatro della loro vita. Per loro il giorno è uno spettacolo che abbraccia la sera nella più intima danza. E anche se il mondo in cui si muovono è per certi versi fittizio, duro e anche un po' simulato, beh, questa sera non troverete nulla in The Power of Pink che non sia veritiero. Ma in questa scena particolare vorrei presentarvele. Lei è Margherita. Filo dopo filo, insieme alle altre donne, ha contribuito a scaldare il mondo con una lunga sciarpa da record. E loro sono le protagoniste della camminata rosa. Ogni estate camminano chilometri e chilometri, stessa maglietta, colore e sudore, inseguendo il loro grande dottore. E loro, con questo palloncino, fanno volare il loro cuore verso il cielo. E come incanto dipingono l'azzurro di rosa. Eh sì, l'azzurro di rosa. Ma non tutti ancora conoscono la bellezza di questo sogno. Scusi? Allora, su questa panchina non si può restare da soli. La vita è un dono e va vissuto con gli altri e per gli altri. Lo so, è un mistero che nessuno di noi può conoscere, ma anche una verità in cui credere. Perciò credo che sia arrivato il momento di alzarti, aprire il cuore e fare come loro. Vai da loro, abbracciale e comincia a camminare con la vita. E non preoccuparti, perché al resto ci pensiamo noi, se ci credi. Il passato un giorno sarà il nostro miglior futuro o viceversa, quindi fidiamoci del presente. D'altronde, la vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Mai. Eh beh, mio padre diceva sempre che i miracoli vanno cercati nella più intima preghiera. E forse proprio in quel momento in cui la valigia comincia a pesare sulle nostre spalle, essa si sta aprendo a un sogno. Quindi, come questa sera, ogni giorno è un giorno in più per amare, per sognare e per vivere. E come loro, questa sera, per cominciare a camminare con la vita. Signori, iniziamo insieme questo viaggio ad occhi aperti. The Power of Pink.